come ogni anno all'aeroporto di Venezia e come ogni anno sono con gioia. Quest'anno sei vincitrice del pallone d'oro per la prima volta. Dai, mo sono incazzata con te. Ho deciso di regalare a Gioia per il nostro anniversario di fidanzamento un viaggio e questa volta la meta sarà Londra. Controlli superati, ora si va a fare colazione, anche perché per la prima volta dopo non so quanti anni è Capodanno, non è che sto proprio al 100%, sono un po' acciaccato. Porca troia. Brioche del laboratorio, tè caldo. Brioche del laboratorio 2 e almeno il tè è buono. È tutto tranne che del laboratorio. Piove Venezia. Per la prima volta penso di essere tipo alla seconda fila dell'aereo. È anche la tua prima volta a Londra. Siamo usciti da metro, come vedete siamo imbacuccati perché fa un freddo. Peccato c'è tiro tanto vento. Poi ci sono quelli londinesi. Siamo arrivati. Garage è la nostra sistemazione per questa sera. Non c'è la budget. E lì dietro, Eaton Concept Hotel. Italiani, non ci sono le strisce, ma attraversiamo lo stesso. Automatica. Morning. We have a reservation, Enrico. Allora, abbiamo lasciato per ora l'hotel perché giustamente le camere sono pronte di solito come sempre tutti gli hotel dalle 2 alle 3. Ora andiamo a farci un giro in centro. C'è questa mix di pioggerellina perché tipo di là fa schifo il tempo, di là invece è azzurro. Ma questo è Londra, si sa. Che siamo a Londra, non in Islanda, eh. Dov'è l'Islanda? Vicino Padova l'Islanda? Ok. Figa di Londra, non lo sapevo, un sacco di volte, è che se voi tappate con Apple Pay sulla metro, come fa tipo un tot giornaliero di soldi spesi, tipo normalmente 8 pound e 10, le altre corse sono gratis, tipo per 5-6 giorni se non mi sbaglio, quando arrivi a un massimo di 40 pound, poi tutte le altre sono gratis. Grande Londra, almeno una cosa intelligente l'hanno fatta. Altro consiglio, se venite a Londra non sedetevi sui seggiolini così, perché ci sono le pulci da letto. Le cimici da letto, vabbè, hanno capito. La temperatura è una cosa soggettiva. Gioia si è fatta un culà, le trappole per turisti. Mamma mia, è fatto di plastica, ma non vedi che è fatto di plastica? No, no, non mi piacciono quelle robe. Ma vedi che... Andiamo avanti. Quella era small? Quanto sono questo poi? 12 euro. 12 euro ci prende un menù da Shake Shack. Era il pane freddo. Cioè poi guarda, il filtro lo stato. Ma è anemico, ma che non vedi? L'esercizio intorno c'è la plastica. Ma che schifo, mi è fatta veramente di plastica. Ma si vedeva quando era sulla griglia, ma... E poi c'è il ketchup che va a guarnire. Ma il ketchup è gelatina, ma non la vedi? Banchetto sul London Bridge, NCSP. Andiamo al prossimo. Siamo nel mio fast food preferito più vicino a casa, Shake Shack a Londra. Praticamente sto Shake Shack ordini in un posto e vai a ritirare in un altro e poi ti puoi andare a sedere. Ma cosa mai vista? Ciao proprio. Stai rosicando un po', sinceramente. No, sto male. Cosa? Viene da vomitare, cazzo. Sta bene. Perché non lo apro in Italia? Buono è sempre buono, ma l'ultimo che abbiamo mangiato in America, siamo andati a settembre, gli hamburger erano molto molto più succosi. Questo l'hamburger è un po' troppo secco, se lo trovo un difetto, ma è Shake Shack quindi è buono. Dove stiamo andando? Camden Town. Chissà che mi riconoscano e mi facciano fuori lì. Dopo il video che ho fatto sui mercati falsi, che ho inquadrato le persone. Vabbè, però non le ho fatte vedere. Wanted, Leicester Square. Thank you.
niente, allora andate a fare un giro qua da 777 Stores, 777 Stores si chiama. Hanno un sacco di roba dentro, di Supreme, pezzi anche vecchi, Cortez, c'hanno Trapstar, più altri brand emergenti, sempre magari londinesi. Molto molto figo. E vai, è iniziato a piovere, non vedevo l'ora. Sembrava strano avesse retto fino adesso. Porca troia. Altro metro. Che cazzo di metro è questo qua? Le porte. Che cazzo è, un hotel? Essere a Londra è come essere a casa. Sempre forti, sempre in gamba. Caldo. Eh? Nelle metro? Questa è aria di aria. Sai anche te cosa stai dicendo? Aria di aria, cosa vuol dire? Sani! Sani! Ma siamo a Londra in America? Cioè, spiegami. Io prendo la Boston Cream, vado sul sicuro. Tu quella? Confermate? Proprio questa qua rosa dovrebbe essere buona. È zucchero e basta quella. Yeah. Wow! Con gli occhi. Una buona merenda, ragazzi. La Boston Cream è sempre una hit con la crema dentro. Cosa dentro? Bello. Niente. Già. No, no. Dai. No. Siamo di nuovo fuori la metro dell'hotel che stiamo rientrando in camera. Io ho dei bisogni da fare allucinanti da tipo 4 ore e più giustamente ci devo prendere anche la camera. Poi meno uno. Io ho messo uno. Lo so che è il deficiente. Mamma mia, devo andare in bagno tantissimo. Il room tour lo faccio dopo. Mi faccio il tour del cesso, se vuoi. Via, via. A dopo. Ora che peso 10 kg in meno, possiamo fare il tour. Questa è l'entrata, che abbiamo la gioia che ci ha messo tutti i cazzi suoi, come sempre, ovviamente. Poi, io sto andando in bagno verso di là, però in realtà quello lì non è un bagno, non so cosa sia, è una porta chiusa che è in camera nostra. Può tipo uscire qualcuno di notte e noi non lo sappiamo. No, è collegata all'altra camera quando tipo vuoi unire due camere. Top. Qui abbiamo una specie di divanetto che è di gioia ormai. Poi abbiamo il cesso che ho conosciuto subito, inaugurato. Quiet time leads to light bulb moments. Also a window, aggiungerei, perché non abbiamo una finestra, giustamente. E quando caghi o pisci, no, caghi più che altro, devi chiudere tutto qua. Poi abbiamo il lavandino qua, non lo so cosa sia, un misto tra lavandino. Che cazzo è sta roba, Gio? Questa è la cucina, col sapone e l'asciugamanino da... Io non credo sia la cucina, vabbè. E secondo me è tipo quello per sciacquarsi la faccia la mattina, lavarsi i denti, queste robe qua. Poi qui abbiamo il letto che è separato dalla parte, soggiorno. Poi qui abbiamo una televisione. Puzza di merda! Aprendo qui, invece, abbiamo uno sgabuzzino. Posso dire una cosa? Vabbè, dopo la dico. E qui abbiamo la doccia. Qui abbiamo una cosa per mettere i vestiti. La vista non penso sia chissà che cosa. Vabbè, adesso a parte che è scuro, sono le 4:30, già scuro. Però vabbè, da su sulle altre camere. Posso dire una cosa? Cioè, è proprio disposta male sta cosa. Primo, la cosa per i vestiti, mettimela qua quando entro. E il lavandino, mettimela assieme al bagno, che fa tutto uno. Veramente, devo insegnarli io a fare la disposizione. Assurdo, vabbè, questa qui comunque è la camera. Dovremmo anche prepararci. Questa sera ho prenotato una cosa per gioia, cioè per noi in realtà, un ristorante. Così almeno non siamo come sprovvisti come gli anni scorsi e andiamo in ristoranti a caso in giro per Amsterdam. Questa volta ce l'abbiamo, lo centriamo. Ah, ovviamente aziende che organizzano viaggi eccetera, se volete organizzare il prossimo capodanno sono assolutamente libero. Scrivetemi, i miei contatti sono qui sotto. Siamo pronti? Questo è il mio outfit di capodanno. Per un cazzo, vabbè, dopo ve lo faccio vedere meglio. Comunque c'è una camicia, una long sleeve bianca, pantaloni e scarpe. Questo è l'outfit della mia donna. Dai, c'è Uber, veloce, andiamo! Oh, eccolo. Prego, vada. Vai in fondo però. Siamo partiti senza la pioggia, ora piove, ottimo. E stasera andavamo in metro, dovevamo farci un quarto d'ora a piedi, sotto la pioggia, senza ombrello, senza poncio, senza niente. Eccolo qua il ristorante, Norma. Let's go. Poi fai, guys.
Questo è il menù di questa sera, fatto apposta per il Capodanno. Abbiamo antipasti, primi, secondi e contorni e dolci. Comunque è un ristorante bello italiano. Stasera te vai in Briaga col pino nero. Cinciocca? Cinciocca, via la gnocca. Sembra quasi sia veneto sto vino. Antipasto, un arancino, parmigiano e... cos'è? Tipo una crema di tartufo. Sì, non è meglio. Bella presentazione, un po' troppo parmigiano. Gioia va bene invece perché è amante. Non scrocchia così tanto, sembra zafferano dentro. Voto 3. No dai, è buono. È arrivato il primo. Abbiamo sale, linguini, come chiamano loro, linguine, cornish crab, chili e lemon butter. Un gioia al ristorante. Cazzo, sei una food blogger che fa queste cose? Sta. Non ha detto che mi piaccia. Non so neanche cosa sia, cioè. La pasta è un po' stracotta, ti arriva dopo un po' di piccante. A me piace, ma non è male. Voto 7,5. Che voto dai quindi al primo? 5 più. Non mi è piaciuto. Tu non sai magnà. All'arancino invece ti do 9. Tu non sai magnà. E anche il secondo è arrivato. Tagliatina, erba, grana, patate. Non so, ho preso uguale. Se sbagliano la carne mi incazzo. Troppi salsamenti sopra, salse contro salse, vaffanculo. Però è morbida. Patate. Buone. Perché è una recensione simple, è vera. Voto 7 più. Devo essere sincero, non sono riuscito a finire tutto quanto la tagliata, ma il voto non è 7 meno, va 6 meno. Non mi è piaciuta proprio per niente. Ci ho messo un sacco di aceto sopra, di aceto balsamico. Ce n'era veramente un sacco, mi ha stomacato. Tiramisù della casa, un po' scomposto diciamo. Già invece ha preso tipo un cannolo siciliano con il pistaccio. Io non so il mascarpone è buono. Non è male, ma qualcosa di strano. Cosa sarà? Inganditi. È vero? Magna. Non mi piacciono inganditi a me. A me non piace, a chi piace potrebbe essere buono e quindi... Sono tutti coglioni a fare recensioni. Sono le 23:11. In Italia è già 2024 da 11 minuti. Infatti abbiamo visto un po' di storie su Instagram, tutti stanno augurando buon anno. È la prima volta che faccio Capodanno, non fuori dall'Italia, però con un fuso orario diverso. Strana sta cosa. Allora, siamo usciti. Come avete visto c'era il menù, vabbè, di Capodanno, che erano 95 euro a persona, antipasto, primo, secondo e dolce. E in più però abbiamo aggiunto una bottiglia di vino e un'altra cosa che non mi ricordo. Comunque in totale era tipo, è uscito 240-250 euro a testa. Cioè no, a testa, in totale, scusate. Ora stiamo andando verso il Big Ben, sperando di arrivare in tempo, e festeggeremo lì l'inizio di un nuovo anno. Stiamo facendo letteralmente una corsa contro il tempo. Siamo in metro. Pure le scale che non funzionano ci hanno beccati. Diciamo che c'è un po' di gente. Ce n'è COVID. Stanno tutti letteralmente facendo la corsa contro il tempo. Non arriveremo mai al Big Ben entro mezzanotte, impossibile. La situazione è questa, ragazzi. Letteralmente bloccati. Mancano 4 minuti. Siamo bloccati. Pessima idea fare Capodanno a Londra. Capodanno a Londra è proprio bocciato. Esplodiamo qua in mezzo. Vabbè, faremo queste persone qua, non davanti al Big Ben. In una strada qualsiasi di Londra. 8, 7, 6, 5, 4. E fare un Capodanno in una strada persa in mezzo a Londra. Pessima idea, ragazzi, di andare a fare Capodanno. Dovete stare almeno alle 5 di pomeriggio dal Big Ben se volete vedere qualcosa. Ma va bene così, va bene così, ragazzi. Capodanno in mezzo alle fabbriche del 1800, rivoluzione industriale. Inghilterra. Viva l'Italia, sempre. Come spot il peggior Capodanno della mia vita. Mamma mia. Arriviamo alla vendita. No,
infatti. Manco tre biscotti c'era tutta sta gente qua. Madonna di Dio, che schifo. Si torna sempre dove non si è stati bene. Allora, è l'1.14, l'ultimo clip penso l'abbia fatta almeno mezz'ora fa. Sono stati praticamente 40 minuti. Siamo stati 40 minuti a capire quale direzione prendere per tornare a casa, perché non si capisce un cazzo in ste metro qua di Londra, a meno che non sei così esperto. Anche perché Google Maps poi mi ha sfasato perché non c'erano l'aria né niente. Alla fine non ho scoperto come tornare a casa. Dobbiamo aspettare la metro per altri 12 minuti. Non ci crederete, abbiamo sbagliato metro di nuovo. Questo video è come girare Londra senza sbagliare le metro. Adesso siamo rotti il cazzo, prendiamo Uber perché ci siamo avvicinati molto. Ci vediamo a casa. Ho sbagliato a inserire su Uber l'indirizzo. Ho messo un altro concept hotel. Ce ne sono due qua a Londra. Ho messo l'altro. E siamo dovuti scendere alla macchina. Sto richiamando un altro Uber. Farci portare in quello giusto. Perché il tassista aveva un altro cliente. Aspettiamo. Assurda comunque, sembra uno scherzo sta serata. Finalmente siamo arrivati. Prima cosa, sani e salvi. Non importa quanto spesi Uber, quello basta essere arrivati. Detto questo, finisco qua questo video, questo vlog classico che vi faccio del nostro Capodanno. Vi auguro tanta felicità in questo nuovo anno. Spero sia pieno di soddisfazioni da parte vostra, che riuscite a raggiungere i vostri obiettivi. Auguro qualcosa ai ragazzi. Vi auguro di... E tu che hai detto? Vi auguro di raggiungere i vostri obiettivi. Credeteci sempre, perché so che sognate, se lo desiderate veramente, si può avverare. Mamma mia, frasi nuovo anno. Può sembrare una cosa scontata, sì. Banale, quello è sicuramente... una frase detta, ma non lo è. Quello no, vabbè. Oh, ci ho freddo. Io lo so, l'hai detto solo che buon freddo. Anno. Vabbè, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi, fate i bravi.